Ciao super tecnicamente fantastici, bentornati, video interessante, Iliad Fast, una fusione vincente, punto di domanda, me ne parleremo in questo video, ma come sempre vi ricordo like, iscrizioni, campanellina, tutti i social per contattarmi, ti rispondo sempre, link Amazon per sostenere il canale. Parliamo di questa fusione, arrivata la notizia circa 10 giorni fa, di questo accordo ormai imminente, ufficiale, tra Iliad e Fast per ampliare l'FTTH di Iliad in quasi 10 milioni di comuni in più rispetto agli attuali in cui siamo partiti con la nuova fibra. Quindi una mossa vincente da parte di Iliad, che amplia di molto il suo parco di copertura della fibra in concomitanza con questo aumento di 4 euro che ha portato a 19,99 la fibra con il nuovo Wi-Fi 6, in concomitanza c'è questo ampliamento grazie a Fast, che beneficerà anche lei di questa unione, ovviamente a livello economico, a livello di immagine. Una fusione intelligente, una fusione vincente a mio modo di vedere, sì, hanno fatto benissimo a mettersi insieme. Da una parte Fast si pubblicizza, si rinforza, entra in partnership con Iliad, che è l'operatore traino un po' per tutti, innovativo, che ha rivoluzionato il mercato da quando è arrivato in Italia in crescita esponenziale. Dall'altra parte fa pubblicità e fa comunque a livello economico un guadagno. Iliad stessa assolutamente aveva bisogno, amplia di quasi 10 milioni di unità abitative la copertura FTTH, quindi dà più copertura, dà più immagine, dà più forza alla sua fibra. Col nuovo Wi-Fi 6 giustifica in parte l'aumento del prezzo che c'è stato di 4 euro con questo ampliamento, anche se non lo giustifica, era meglio che rimaneva 15,99, ma abbiamo già parlato ampiamente di questo. E quindi da una parte ci guadagna Iliad da questo punto di vista, rafforzando, ampliando la copertura, dando speranza che per una misto rame, attenzione che questo il passo successivo, la misto rame agganciata a Iliad, scusate a Fast, da portare nei comuni più piccoli, e dall'altra parte Fast, che in partnership con Iliad va a rafforzare tutti i suoi punti più deboli che aveva. Ecco, insieme l'unione fa la forza, il futuro saranno dei globi, così vi avevo detto, ci saranno 2 o 3 globi, non più un operatore qua, un operatore là, con tutta una modernizzazione, attivazione solo online, il mondo sta cambiando, lo vedete anche nel lavoro, smart working, lavoro da casa, internet sempre più veloce, collegamenti, comunque contatti ci sono sempre meno, si lavora molto a distanza. Questo può essere positivo e anche negativo, è giusto anche socializzare e stare insieme, però da un certo punto di vista il mondo va verso questo, la velocità, lo scambio di dati veloce, il lavoro prende più velocità, meno burocrazia, meno carta, meno contatti, si lavora anche da casa, internet che deve essere sempre più presente, coperto, perché anche per il lavoro diventa fondamentale connettersi da ovunque. E quindi anche questo porterà dei globi, delle polarizzazioni della telefonia mobile, nuove tariffe, saranno sempre più veloci ogni mese, delle flash, cambi numero e cambi di sim con le sim sempre più rapidi, insomma tutto. Io ho la visione 20-30 anni avanti, sempre nella vita è così, devi sempre guardare avanti quello che sta per succedere per capire dove si andrà, se no si rimane indietro, se rimani fossilizzato al presente o al passato rimani indietro, le cose cambiano velocemente, sempre più veloci, quindi bisogna cercare di rimanere al passo. Ma qual è la vera novità? Vabbè, abbiamo parlato del beneficio di Fast a livello di immagine economico, di fondersi con Iliad, abbiamo parlato del guadagno di Iliad, di avere 10 milioni di case in più coperte, di rafforzare il suo marchio e lanciare il Wi-Fi 6 insieme a Fast, ma la vera novità qual è? Ve lo do in anteprima, molto probabilmente questi due marchi si fonderanno, quindi diventeranno un unico operatore. Cioè Fast da una parte voleva diventare un operatore fisico, anzi lo è in parte col 5G. Iliad lo è già. Quale mossa migliore di mettersi insieme e rendere anche Fast un unico operatore fisico insieme ad Iliad e stringere una partnership e fondersi e diventare quasi un unico operatore, un polo, il primo polo, Fast e Iliad. Si era parlato di Fast Web Team, vi ricordate, no? Si era parlato di Fast e Vodafone, scusate, di Iliad Vodafone, di Iliad Team, ma erano comunque partnership sinceramente non molto percorribili, per mentalità, per criticità e per altre cose che non erano molto assemblabili a livello di mentalità insieme, anche commerciali. Ma con Fast questo invece non avviene. Fast è una realtà, ha già il 5G presente fisico, vuole entrare, ha in mano una copertura fibra più capillare quasi di tutti, l'FTTH, l'FTTC, quindi anche la misto rame,
può praticamente entrare con Iliad e fare quello che vuole, ampliare, dare la Mistorama insieme ad Iliad, fare tariffe nuove, lanciare il 5G, le tariffe flash, insomma sarebbe un'unione bomba, potrebbe essere l'operatore fisico nuovo, beh Iliad c'è già, insomma la fusione Fast, come un po' Wind 3, Iliad Fast, possiamo chiamarla così, Fast Iliad, è carino, no? Da un suggerimento, se quando poi vedono il video Fast Iliad, no, Fast e Iliad, no, come Wind 3, quello potrebbe essere veramente un'unione forte che porterebbe sia il mobile a livelli ancora più elevati con le flash, col per sempre, anche toglierebbe un po' di vincoli da Fastweb, porterebbe una mentalità più fresca a fare le flash per sempre senza costi nascosti, è una fibra bomba. Voi immaginate un'unione, Iliad beneficerebbe tantissimo di quest'unione di Fastweb, che è una realtà più consolidata di tutti sulla fibra. Potrebbe essere veramente l'unione giusta. Voi farò anche un sondaggio. Io vedo che rispondete molto ai sondaggi ed è molto molto importante, i vostri sondaggi, le vostre risposte danno un po' là quello che è la voce del consumatore, dell'utente, e quando vengono fuori le percentuali su certi sondaggi che mettono alla community danno poi una risposta, e quei sondaggi sono guardati e visti anche dagli operatori. Voi dovete capire che più cresciamo nel canale insieme, più gli operatori ci danno retta, più le tariffe cambiano, più ci ascoltano, più risparmiamo e migliori tariffe abbiamo, miglior servizio abbiamo. Quindi iscrivetevi e cresciamo sempre di più come stiamo facendo. Più continuiamo a crescere e più noi, perché io dico è una famiglia, noi utenti, perché io sono uno youtuber ma sono anche un utente, cresciamo e diamo più voci in capitolo. Quindi questi sondaggi sono molto importanti. E allora io dico, quale migliore unione di Iliad Fast per voi? È un'unione giusta? Sarebbe l'operatore fisico giusto? Vi piace? Ecco, lo metteremo anche mettete già nei commenti ovviamente la vostra risposta, ma faremo un sondaggio importante che poi invierò io a chi di dovere eventualmente. Voi non preoccupatevi che tutto quello che devo fare io lo faccio, anche senza dirvelo. Quindi un'unione, dice Lode, sembrerebbe un'unione che potrebbe avere la luce anche nel 2023, quindi prima questo primo accordo sulla fibra e poi la vera bomba sarebbe proprio il nuovo operatore Fastweb e Iliad insieme. A me piace perché da una parte Fastweb è vergine, nel senso non è un operatore fisico, è ancora sempre stato un virtuale con qualche tariffa, adesso ha il 5G come operatore fisico, sta iniziando adesso a tirar fuori un po' anche il mobile, quindi diciamo non è navigato. Dall'altra parte un colosso mondiale come Iliad, che invece è arrivato in Italia 3 anni fa, sta crescendo in maniera esponenziale, sfonda il tetto di 10 milioni di clienti, lancia la fibra ad un prezzo più basso di tutti qualche mese fa e continua la sua escalation con i suoi difetti, con il suo aumento, con le sue cose. Dall'altra parte Fastweb, che viene dentro con tutta la sua esperienza sulla fibra, leader assolutamente, porta un beneficio a Iliad che invece è indietro da quel punto di vista, e Iliad glielo dà sul mobile. Pensate che l'unione mi sembra che ci sta. Ci sono proprio le caratteristiche giuste per tutte e due, per compensare i due vuoti e fare una bottiglia piena. Ecco, questo potrebbe essere un campanello d'allarme ulteriore per gli altri. Wind 3 si è già fusa ai tempi e secondo me, quando ho detto, fanno bene a fondersi perché da sole non stavano più in piedi, hanno fatto il loro polo e lavorano abbastanza bene, resistono. Adesso stanno recuperando un po' i primi 2 anni di perdite. Sono lì, fanno il loro, devono migliorare ancora molto. Ma TIM e Vodafone si sentirebbero attaccati ulteriormente da questo polo, ulteriori clienti da perdere, ulteriori fatturati da perdere. Cosa fare? Secondo me l'unica cosa, dopo questa fusione, se avverrà definitiva, questo nuovo operatore che potrebbe nascere, i TIM e Vodafone devono per forza fare qualcosa. Si fondono tra di loro, chiamano dei partner, cercano qualcuno con cui fare una partnership per poter avere appunto una forza in più commerciale, insomma qualcosa dovranno pur fare per difendersi da questi attacchi continui della concorrenza, perché Wind 3 è un polo, Fastweb e Iliad potrebbe essere un altro polo, TIM Vodafone potrebbe essere un altro polo, non credo che si metteranno mai insieme, però potrebbe essere che loro due vadano con questi due. Potremmo trovare un Fast Win 3, Vodafone, un TIM, Iliad, Fast, cioè potrebbero nascere due poli con 3-4 operatori dentro, questo è il futuro, e non più tutti spacchettati in giro. Cioè quello che io dico, più gruppi, più unioni per il futuro e meno operatori sparsi qua e là. Questa è un po' la mentalità, secondo me, del futuro per risparmiare costi, per avere tariffe, per essere più veloci anche, no? In questa nuova era che va sempre più veloce, come dicevo all'inizio del video. Bene ragazzi, concludiamo dicendo
che questa unione è un beneficio per entrambi, per il discorso iniziale della fibra di Iliad che fa questo accordo con la fibra in FTTH con Fastweb, ma se dovesse diventare un operatore unico Fastweb Iliad come Wind3 sarebbe una bomba, a mio modo di vedere sarebbe ottimo. Poi succederà, non lo sappiamo, la mia è una previsione, sapete le mie previsioni poi accadono di solito, però vediamo, non è detto. Non è detto, può essere di sì, può essere di no. Io dico che un fondo di verità su questo nuovo operatore che potrebbe arrivare in futuro c'è, e questo non è poco. Ciao e grazie come sempre.